giovane ma già conoscitore della categoria. La Fidelissandria ha aggiunto questa mattina un'altra pedina al proprio pacchetto arretrato. Si tratta di Andrea Tiritiello, classe 95, difensore centrale all'occorrenza, utilizzabile anche come terzino, che nello scorso campionato di Lega Pro ha collezionato 26 gettoni di presenza con il tutto cuoio e ha trovato per 3 volte la via del gol. Ha sempre avuto un buon feeling con le porte avversarie, il 22enne nativo di Portoferraio, in provincia di Livorno. Ha messo a segno 5 reti in 60 presenze, anche nelle 2 stagioni trascorse precedentemente in Serie D con il Gavorrano. Ha mosso i primi passi da calciatore nel settore giovanile del Livorno. Tiritiello, tra l'altro, ha già raggiunto i nuovi compagni di squadra nel ritiro abruzzese di Ribisondoli e ha firmato un contratto della durata annuale. Un'altra new entry della Fidelis intanto è Luca Pipoli, terzino destro, classe 96, ex correggese. Il primo giocatore ufficializzato dalla dirigenza andriese in questa nuova stagione ha raccontato le sue prime impressioni da giocatore biancazzurro. Le prime impressioni sono state sensazioni molto buone, un gruppo che sembra già coeso, molto unito. Diciamo i ragazzi più vecchi che aiutano quelli più giovani ed aiutano subito a far integrare i ragazzi nuovi, quindi mi sono trovato molto bene. Mi aspetto di poter dare una mano a questa squadra, a questa società comunque con una storia importante. Spero di poter dare una buona impressione da subito al mister e a tutto lo staff. La settimana, che comincia oggi intanto, si concluderà con il battesimo ufficiale nella nuova stagione per i biancazzurri, che domenica, a partire dalle 20:30, sfideranno il Bisceglial degli Ulivi nella prima partita della Coppa Italia di Serie C. Il triangolare dei biancazzurri comprende anche il Monopoli. Domani, alle ore 17, in programma invece a Palena, la prestigiosa amichevole contro il Pescara di Zeman, una delle protagoniste annunciate del prossimo campionato di Serie B. Per i biancazzurri di Valeriano Loseto saranno le prove generali proprio in vista del debutto in Coppa.